Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la showgirl argentina ha provato ad avvicinarsi in qualche modo al conduttore di Che Tempo Che Fa. Ecco cosa è accaduto. Bella, elegante, ma soprattutto argentina, sono le caratteristiche uniche della showgirl più famosa d'Italia. Belén Rodríguez ad oggi è considerata una delle donne più sexy del bel paese. E nonostante la sua età che si avvicina ai 42 gravidanze alle spalle, rimane sempre una donna molto affascinante. Oltre alla sua carriera ricca di alti e bassi, è stata sempre al centro dell'attenzione per i suoi flirt e le sue relazioni importanti. Quando si è trasferita in Italia, poco più che ventenne, ha intrapreso un'intensa relazione con Fabrizio Corona, che le ha permesso di raggiungere la notorietà di cui gode oggi. Nel 2012 ha intrapreso la lunga e chiacchieratissima relazione con Stefano De Martino, diventato suo marito e padre del suo primo figlio Santiago nel 2013. Durante questi 11 anni, i due si sono lasciati e ripresi più volte, dando la speranza ai fan che fosse la volta definitiva. Intanto ha avuto un'altra importante relazione con Antonino Spinalbese, tra il 2021 e il 2022, storia d'amore che le ha permesso di diventare madre per la seconda volta della piccola Luna Marie. Le opportunità lavorative. Da quando era solo un adolescente, Belén sognava di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. In Argentina aveva iniziato a lavorare come modella, ma cercava qualcosa di più stimolante. Si è trasferita in Italia, e pochi anni dopo si è fatta raggiungere dai suoi genitori e i suoi fratelli, Jeremias e Cecilia. Il lavoro è andato man mano sempre meglio. Da essere una semplice modella, ha debuttato in televisione come showgirl, poi come attrice. Oggi è un'imprenditrice con alcune linee di abbigliamento e costumi da bagno, innominate Me Fui, e si dedica alla conduzione di alcuni programmi, tra cui Tu Sì Che Vales. La carriera di Belén non è stata sempre facile. Inizialmente, durante i primi anni in Italia, è stata costretta a sentirsi dire tante volte, no. Da qualche giorno, sul web è stato diffuso un video in cui ha provato ad avvicinarsi a Fabio Fazio, ma senza il risultato sperato. Non è come sembra. Nel filmato possiamo vedere una Belén giovanissima, un po' impacciata e meno sofisticata rispetto a come siamo abituati a vederla. Era alle prese con un provino per entrare a far parte della trasmissione Che Tempo Che Fa nel 2006, allora condotto sempre dal celebre Fazio. Purtroppo a quei casting fu scartata, ma anni dopo, quando aveva già raggiunto la notorietà ed è stata invitata come ospite in quella trasmissione, Fabio ci ha scherzato su, dicendo che all'epoca avevano sbagliato a non scegliere lei.